E per cui lascerei subito la parola alla consigliera Scandebarek, ringraziandola per il suo interessamento a questi problemi e ringraziandola per aver accettato la nostra ospitalità. Grazie mille dell'invito, per me è un onore condividere questo momento con voi, anche perché sapete che su alcuni temi la pensiamo esattamente uguale, su altri abbiamo magari un'impostazione diversa, però secondo me su alcuni temi è come veniva detto prima, una caduta civile, ma io vorrei anche parlare di dignità. Secondo me bisogna essere tutti uniti a pensarla nella stessa maniera. Io ho preparato qualche riga e riprenderò anche l'intervento che avevo svolto in aula durante le comunicazioni della sindaca sul tema, vi vorrei aggiornare su che cosa sta succedendo e poi vorrei fare una riflessione finale un po' a braccio in merito a questo inizio di dibattito. Chiaramente sono libera a domande, se qualcuno me le volesse fare, per carità sono assolutamente a vostra disposizione, ma penso che un momento simile di confronto sia necessario anche per dare la giusta attenzione appunto alla problematica che in questo momento forse si sta un po' troppo tacendo, visto che comunque altri comuni tranquillamente hanno aperto metodi di confronto e anche di trasparenza, altri comuni hanno già in itinere commissioni che se ne occupano ad hoc, quindi non capisco in questo momento che cosa osta invece alla nostra città approfondire davvero il tema. Detto ciò, mi piacerebbe condividere con voi quanto segue. Intanto voglio fin da subito ringraziare la collega Artesio per la sensibilità, la condivisione, la collaborazione che abbiamo avuto fin da subito sul tema, perché è stata una persona tra le quali è una persona molto sensibile e molto vicina e che mi ha aiutato anche nella stesura della mozione, perché vi devo fare un doveroso aggiornamento sul fatto che la mozione è stata redatta e condivisa fin da subito con la collega Artese, ma anche con tutte le minoranze, le quali però sarebbero indispensabili e condizione sine qua non affinché tale mozione possa essere depositata. Come ben sapete, infatti, servirebbero almeno 10 consiglieri comunali per poterla depositare e poi per poterla votare in aula con una maggioranza più che ampia. Purtroppo, non avendo trovato i mitici 10, sono provocatoriamente tentata dal depositarla ugualmente, ma non avrebbe senso perché non porterebbe poi a nulla di concreto. Io sono una persona molto concreta, quindi mi sto domandando più e più volte in che maniera questo tema si possa concretamente sollevare e portare all'attenzione. Purtuttavia, una parte delle minoranze ha poi successivamente deciso di chiedere un consiglio comunale aperto, richiesta che ho prontamente sottoscritto e che sta facendo il suo corso, ma sono comunque del parere che non sia lo strumento migliore per poter effettivamente approfondire e sviscerare il tema. In merito della questione generale, quello che vorrei capire è il ruolo della nostra sindaca e dell'amministrazione comunale in tutto questo grande tema. La sindaca ha vigilato con estrema attenzione sulle strutture di sua competenza? Mi risulta che la vigilanza diretta del comune sia in ben 193 presidi, ivi compreso il tanto discusso, ad esempio, Maria Bricca, per un totale di circa 2600 ospiti in regime ordinario sulla nostra città, che potrebbero essere molti di più nel regime emergenziale. Infatti, una legge quadro parlamentare del 2000 manda ai comuni l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private. Mi risulta anche che il sindaco sia titolare delle funzioni di tutela sociosanitaria e del diritto alla salute per i suoi cittadini. Mi risulta anche che qualora il soggetto titolare delle funzioni di vigilanza, quindi il comune nel caso del MIM, impartisce al titolare le prescrizioni necessarie che devono essere ottemperate entro un termine stabilito. Ciò, quale vigilanza è stata svolta dal Comune dal 31 gennaio, data in cui il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, ad oggi? L'amministrazione in quanti presidi ha verificato le condizioni per la non diffusione del virus? Le funzioni di vigilanza
Le funzioni di vigilanza consiste nella verifica e il controllo dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi, quindi norme di sicurezza, organizzazione degli spazi privati e collettivi, numero e tipologia degli ospiti, servizi forniti, organizzazione delle attività, orario visite, i tanto dibattuti rapporti con le famiglie degli ospiti, numero e qualifica del personale necessario, prevenzione infezioni e parassitosi, sanificazione, igiene e pulizia dell'ambiente, degli ospiti e degli strumenti utilizzati. L'attività di vigilanza si estrinseca in particolare attraverso l'effettuazione di visite ispettive e presidi da parte di una commissione di vigilanza appositamente costituita che può acquisire protocolli operativi negli ambiti poc'anzi citati. La sindaca e la giunta hanno verificato e acquisito tutti questi verbali, questi protocolli dal 31 gennaio ad oggi? Io reputo indispensabile fare chiarezza fino in fondo con tutte le disposizioni di controllo politico e amministrativo che un consigliere ha a disposizione, quello che finora ho citato. Per questo motivo ho già fatto anche una richiesta di una serie di accessi agli atti per avere una copiosa documentazione che in parte mi è già stata mandata e la sto esaminando e vagliando, perché il tema mi è caro e reputo doveroso un interessamento a seguito dei tanti purtroppo decessi verificati nel nostro comune e di quella dignità che poc'anzi citavo, dignità nei confronti non solo dei defunti ma anche delle famiglie che sono stati colpiti da questi lutti e non hanno neanche potuto salutare con una dignità i propri cari. Bene, se la sindaca anche solo in minima parte non ha assolto le sue funzioni di vigilanza, ha il dovere, secondo me, morale di chiedere scusa a tutti i cittadini e soprattutto di provvedere da subito a garantire la salute e di far presente quali siano state le sue responsabilità in tutti i presidi della nostra città. Con molto interesse ascolterò i prossimi interventi e ne farò tesoro ringraziandovi di questo invito. Sicuramente vorrei anche lanciare una provocazione e una riflessione. Ad esempio, molti comuni hanno o aiutato tramite funerali pubblici oppure tramite atti pubblici le tante famiglie che sono state colpite e i tanti defunti che purtroppo sono stati coinvolti in questo drammatico momento. Ad oggi non mi pare che l'amministrazione sia stata così vicina a queste famiglie o abbia fatto nessun atto commemorativo, celebrativo di rilievo e di impatto, e io è da settimane e settimane che anche sotto questo aspetto sto richiamando un po' la sensibilità del nostro comune, della nostra sindaca e dell'assessore competente, perché secondo me è anche giunta l'ora A di occuparcene del tema e B comunque di far vedere che la città in qualche maniera è stata vicino alle tante persone che sono state colpite da questo particolare momento di emergenza sanitaria. Per adesso io direi che ho concluso e ascolto i vostri interventi, grazie. La consigliera Scandrebeca ha già chiesto prima di integrare e fare delle riflessioni, visto che ti passo subito la parola, anche perché è stata molto parca inizialmente, prego. Parola rapidissima, perché il vostro contributo è stato veramente intenso e proficuo, e anzi, se mi fate un favore che mi fate avere i dati che avete dato sia sull'INAIL e sia gli altri sulle RSA dei 1.500, mi fate un favore perché possono tornare sempre utili in futuri dibattiti. E sono assolutamente significativi. Ma allora, io inizialmente ho concentrato molto il fatto sulla responsabilità che possa avere il comune, la sindaca, l'assessora Schellino alla sanità, e le domande che mi ponevo erano delle domande che avrei voluto porre in questa famosa commissione di indagine. Ci sono delle altre riflessioni successive oltre a quelle che ho fatto in precedenza. Ad esempio, il comune e nell'assessora alla sanità Scallino, nella sua persona, ha sotto tutela alcune persone. La tutela di queste persone, alcune delle quali possono anche essere anziane, possono anche essere state ricondotte nelle RSA, è stata controllata
vigilata, cioè chi ne ha la tutela? Il comune ha cercato di capire se la situazione di queste persone sotto tutela era sotto controllo o meno? Cioè, il Tribunale di Torino, tra l'altro, si è espresso sul fatto che il datore di lavoro deve dare le protezioni individuali. In quel caso era il Comune di Torino che magari doveva fornire le protezioni individuali a queste persone poste sotto tutela. Quindi l'argomento è vasto. Altra riflessione. Il Comune probabilmente fa delle nomine, indica delle persone all'interno di diverse strutture. Queste persone che hanno delle nomine, che ruolo hanno svolto in questo momento, in questi mesi di emergenza sanitaria? Hanno vagliato a dovere? Queste persone abbiamo dei verbali di quello di cui si sono occupati in questo periodo? Altra cosa ancora. Sia la sindaca che l'assessora Schellino sono state coinvolte nell'unità di crisi, nei tavoli che sono stati svolti con la regione e con la ASL, la regione e quant'altro. Quindi proprio perché sono stati coinvolti, in parte, a parer mio, hanno anche loro quindi un coinvolgimento e dovrebbero, come dire, registrare, verbalizzare, mettiamola così, di tutto il coinvolgimento che hanno avuto e le loro funzioni e tutto ciò che potevano mettere in campo oppure no. Molte strutture chiaramente sono immobili comunali, quindi proprio perché sono immobili comunali il comune deve prendere atto del fatto che deve verificare che cosa succede in questi immobili comunali, che vengono dati in gestione, che vengono dati in gestione a delle cooperative. Cioè il comune, secondo me, delle responsabilità, seppur minime, ce le ha, e queste, cioè, non ha fatto solo alcuni punti, ma cioè queste responsabilità le deve sviscerare e le deve venire a relazionare in qualche maniera alla cittadinanza, alla collettività, proprio per dovere sociale che veniva richiamato prima. Quindi secondo me tutti gli atti, tra l'altro aggiungo ancora una cosa, oggi è arrivata a tutti noi consiglieri una risposta di un'interpellanza che ha fatto la circoscrizione 8, che non sto a tediarvi, se volete ve la giro, firmata tra l'altro la risposta da l'assessore Schellino, dove effettivamente, soprattutto un passaggio, se volete vi leggo solo il passaggio, lo stavo andando a rileggere prima, comunque dà atto del fatto che il Comune effettivamente delle responsabilità, soprattutto per quando c'è una situazione mista all'interno del presidio sanitario della RSA e della RSA in particolare, e in minima parte, anzi, è in parte corresponsabile. Quindi io non so se questa interpellanza l'abbia letta l'assessora, oltre che sottoscriverla, spero di sì, me lo auguro, però lei stessa autodichiara questa vicenda. Quindi proprio per questo motivo, proprio anche a seguito di questa risposta, di questa interpellanza, a mio avviso, secondo me, bisogna fare ulteriori approfondimenti, che anche lì qualche altra nostra collega consigliera comunale mi diceva: Federica, ma tu sei a conoscenza di qualche realtà nello specifico che è capitata? Ma non posso io direttamente essere a conoscenza se nessuno me ne rende edotta. Quindi se nessuno mi indica il caso specifico che si è verificato, ad esempio come a Maria Bricca, per esempio, io non posso andare a cercare dati e materiale per quello caso specifico particolare. Quindi se qualcuno fosse a conoscenza, noi chiaramente facciamo un'attività anche di coordinamento di queste informazioni e verifichiamo con accesso agli atti tutto ciò che possiamo fare, tutto ciò che possiamo valutare, e andiamo avanti questa azione politica che secondo me è necessaria e indispensabile. Ho finito, vi ringrazio molto.